prima domanda è scontata. Preferisce le partite come questa, dove deve lavorare molto e dimostrare il suo valore, oppure stare tranquillo come nelle precedenti? Perché oggi di gran lunga il miglior in campo, veramente una prestazione eccezionale. Do you understand the games where you have to work a lot like today, or other games like you have to wait on your goal but doing not so much? I like to win matches, so probably less work. Preferisce le partite dove è meno impegnato perché ovviamente preferisce vincere. Dalla porta, secondo te, tu che hai visto la gara, sei stato molto impegnato, l'hai detto prima, cosa è mancato al Parma? From the goal, what do you see that missed today at Parma? I don't know, I think it's just one of those things that happened. Maybe the team was prepared good in Molise because they played a good football, counter football. They didn't sit in behind, so they were playing football. Sì, uno di quei giorni in cui purtroppo non è andata come doveva andare, però complimenti al Molise perché hanno giocato bene. Qual è stata secondo te la parata più difficile tra le tante che hai fatto oggi? Perché credo che sarebbe stato risultato in almeno tre occasioni nitide dell'avversario. Which was your best save today? I think the last one, because it was a difficult situation to see the ball, because Caccioli was in the front, but I was lucky to manage to save. Ho detto sicuramente l'ultima, perché non ho visto arrivare la palla avendo Caccioli davanti. È stato sicuramente l'intervento più difficile. La nota positiva, oltre al punto guadagnato oggi, è che comunque sì, Parma ha preso la sua azione, però Zonda, la sua azione è ancora imbattuta, vediamo se magari resta così. The good thing that today, apart from the punch earned, is that you didn't get any goals scored during an action. So, you think that? Yeah, that's a positive for me, but this is a team sport, the team must win matches. We have a goal which is set up to us, and I think you all know the goal, so we need to win. Sì, no, ovviamente l'importante è vincere, quindi non andava, però preferisce vincere, quella è la cosa importante. L'ultima domanda da parte mia, oggi forse proprio perché sei stato molto più impegnato e anche a mio modo di vedere sei stato il migliore in campo della squadra, è forse la parte in cui ti rendi più conto dei miglioramenti che hai fatto dall'inizio della stagione? Yesterday was the match probably that it was mass and that you ultimately work more compared to the other games. Is that this match, the match that you can see all the improvement that you made since you arrived here? Yes, of course. I'm kind of happy for myself from one side, but not completely happy because I wanted to my teammates do good as well, and like I said, it's a team sport, and I'm happy for my teammates always. Sicuramente è il lato che lo fa felice, però è un gioco di squadra, quindi continua a ripetere che avrebbe preferito vincere piuttosto che comunque essere così impegnato e dimostrare i suoi miglioramenti, perché mi fa piacere, ma lo cambiavo per te con 15 punti. Vedendo la partita da una posizione privilegiata, cioè quella della porta, sei d'accordo anche tu che questa squadra ormai cominciano a conoscerla un po' tutti e stia diventando un po' troppo prevedibile? Sì, the match, the goal. Do you think that all the other teams now knows exactly how Parma plays? I don't know. I didn't see all of the matches, the two games when I was away, but I heard that
we scored goals, 6 goals in 2 games is good, and like I said, it's just today, and like I said, Limonese was a good team, prepared today, with play with courage, very good strikers and counter-attacks, opening up very fast, good with the ball, so yes. Sì, non ho potuto dire molto perché sono stato fuori 2 partite, però comunque abbiamo fatto 6 gol nelle precedenti 2, quindi oggi non è andato. Il Limonese è una squadra molto ben preparata, ben disposta in campo, con attaccanti rapidi e che potevano far male, come si è visto. Quindi comunque abbiamo ottenuto il risultato positivo delle precedenti gare, visto che comunque abbiamo fatto molti gol. Proprio a dimostrare che non è proprio così, che le altre squadre abbiano completamente capito come gioca il Parma. Oggi non è andato. Buonasera, per chiedere tu questo. Buonasera, Mario. Una cosa, come è stata la tua recente esperienza con la nazionale della Lettonia? Quali sono le tue ambizioni? Se stare in Italia o nel nostro paese? E poi a quale portiere ti rispondi? A che punto stai con l'italiano? Una performance, prima qual era, last experience with the Latvian team? It was a difficult experience because we only draw one match against Slovenia and lost to Scotland and Ireland. I like to win, so I'm not happy with our performance, but and my two, so. Sì, è stata un'esperienza importante, ma non è molto soddisfatto, visto che sono riusciti solamente a pareggiare una partita 0-0 con la Slovenia e hanno perso contro la Scozia e contro l'Irlanda. Lui ama vincere, quindi non è completamente soddisfatto. La seconda era? La seconda praticamente, se vuole rimanere in Italia, ha avuto la risposta. Quali sono le sue ambizioni? Which are your proposals for the future? To stay in Italy or to move to another country? Of course, stay in Italy. I like it. Vorrebbe certamente di certo rimanere qui in Italia, perché lo preparano molto. Which is the giver that you okay. You think you're similar to? I have no idea. You have to judge. I have no idea. A giver that you inspires you. I have no giver who inspires me. I think I like Andanovic, but I'm not Andanovic. Ci piace Andanovic? Sì, mi piace molto Andanovic, però non mi ispiro a qualcuno in particolare. Poi su chi somiglio come portiere, questo non mi giudico da solo, sono gli altri a dovermi giudicare. L'ultima, a che punto stavo con l'italiano? How is your Italian level now? It's basic. Like you speak now, I understood what you said, but I'm a bit, how do you say, maybe shy to speak, but I promise someday I will speak. Ultima domanda. Anzi, prima la traduzione. Sì, che comunque la domanda l'ha capita, però un po' per timidezza ancora fa fatica ad esprimersi, ma garantisce che prima o poi inizierà a parlare in italiano. Nei giorni scorsi il presidente Scala ti ha indicato come possibile erede di Gigi Buffon. Cosa ne pensi? I don't know. I have no idea. I have a lot of future ahead of me, I think, and I will. I like that kind of pressure, but I will live like day by day. Sicuramente fa piacere, mi piace questo tipo di pressione, però vivo di giorno in giorno e ho molto futuro davanti, quindi ce n'è di tempo. Ok, grazie a tutti. Grazie Zon per essere qui. Grazie. Cristian Povero. Grazie a te, Gio. Sì, va.